a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui nella vanilla. Quest'oggi che cosa facciamo? Tantissime cose bellissime, ma prima di tutto vi invito a lasciare un like a questo video che è molto molto importante. Oltretutto vi dico che oggi ci sarà un secondo video alle 8 e probabilmente questa cosa succederà anche domani e dopodomani e dopodomani ancora. Comunque, quest'oggi iniziamo subito con un bel caschetto che ci ha consigliato il signor Samurott. Allora, mi serve un cartello e andiamo alla bacheca degli iscritti, che è appunto qua. Quanto tempo che non ti utilizzavo. Appunto, Samurott ci ha detto e ci ha consigliato di costruire una torre d'osservazione gigantissima sulle montagne qua vicino. Prima di tutto andiamo a dormire, perché sennò qua crepiamo e io voglio evitare di crepare. E oltretutto vi invito con l'asta caschetto a scrivermi dei nuovi consigli, nuove strutture da fare. Lui intende sulle montagne, però le montagne che intende probabilmente Samurott sono quelle di là, che sono nelle vicinanze della costruzione dei villager. Cioè, se noi andiamo da questa parte, poi giriamo a sinistra e andiamo dritti dritti dritti, dovremo intravedere delle montagne altissime laggiù. Però è troppo distante da tutta la nostra zona creativa di costruzioni, quindi io preferirei costruire la nostra torre di osservazione qua nelle vicinanze, quindi continuare il sentiero che ci collegherà a questa sorta di collina e alla collina costruire appunto questa enorme torre di osservazione. Dimmi se ti garba l'idea, fammelo sapere nei commenti, perché appunto non so cosa intendevi tu. In caso ne costruiremo due, una più avanti. Quindi ci servono un sacco di materiali, ci serve un sacco di ferro. Dovrei fare un episodio di mining, lo dico sempre, un giorno lo farò. Allora iniziamo appunto a fare il prima di tutto il ponte e poi appunto a fare la torre. Dovete capire che io e la fisica dobbiamo essere per forza collegati, quindi se io non vedo le cose come devono essere, cioè non posso vedere questo non si può vedere, devo metterci qualcosa sotto per fargli capire: ehi, sta su grazie a dei principi fisici. Ok, dobbiamo esserci quasi, dobbiamo abbattere un po' di alberi, che ci sono troppi alberi qui nei dintorni. No, non va bene. Il ponte l'abbiamo costruito, cioè abbiamo fatto semplicemente la lastra in cui dopo sorgeranno le arcate, tutto il corrimano che serve per evitare che la gente caschi giù appunto dal ponte. Ok, ho costruito una sorta di scalinata sotto il nostro ponte per appunto far sotto la costruzione delle nostre fence, dove appunto creerà un arco sotto il ponte per dare appunto quel senso di fisicità che deve avere, perché sennò io sbrocco, sto male se non vedo le cose come devono essere. Almeno dà un po' di realtà al nostro ponte. Sono andato un secondino a dormire perché appunto stava diventando buio. Oltretutto mi serve del cibo, perché io non possiedo del cibo. Ok, abbiamo qua un po' di carne marcia, top. E appunto adesso vi faccio vedere cosa sto finendo di costruire. Quindi il ponte dovrebbe essere a buon punto, ci servono solo ancora molte fence, ma grazie a tutti gli alberi sulla collina li abbatteremo e appunto riusciremo a costruire per bene il nostro ponte. Vuoi della carne marcia? Tieni della carne marcia, schifosa creatura. E qua è da finire il ponte, sì, qua è da finire assolutamente il ponte. La prima parte del ponte l'abbiamo appunto costruito, adesso lì sarebbe da mettere un pelo a posto per creare una sorta di piccola arcata, finire di mettere le fence lì e anche dall'altra parte. Oltretutto mi serve altra legna, anzi non ne abbiamo più, quindi adesso finiamo il ponte, proprio faremo uno stacco e poi vi faccio vedere il ponte finito e poi costruiamo la nostra torre di osservazione. Il ponte è stato terminato ed è veramente venuto una cosa veramente figa, cioè è troppo bello da vedere, davvero tanta figaggine, fatto bene. Forse però ho sbagliato di uno, mi sono appena accorto adesso che ho dimenticato di mettere delle fence. Ok ragazzi, ora è completo come si deve, quindi tanta roba. Adesso noi ci spostiamo, torniamo a dormire e dopo andiamo a costruire la nostra bellissima torre di osservazione, che è quello che voglio costruire grazie a Samurott, che ce l'ha consigliato con il suo commento con la sacca caschetto. Mi raccomando, fatelo anche voi, così potrete vedere una vostra costruzione che voi vogliate che io costruisca all'interno della mia vanilla. Ok ragazzi, il ponte è stato costruito, l'unica cosa che manca appunto è il corrimano su ambo i lati, però per il resto ci siamo. Adesso dobbiamo solo costruire una stradina che ci porti appunto alla torre di osservazione, quindi adesso con la nostra paletta ci diamo da fare e stacchiamo un po' di blocchi di terra che ci permetterà di arrivare appunto alla nostra costruzione gigante. Semplicemente facciamo una scalinata dritta fino in cima. Ok ragazzi, ho costruito appunto la scalinata, che è molto molto tattica, mi piace un sacco. Poi alzeremo tutto questo con un po' di terra per far sì che sembri appunto una piccola montagnetta barra collina.
E poi tutti questi alberi andranno abbattuti, lo faremo presto, tranquilli. Anzi, se avessi della selce, quasi quasi, farei un accendino e brucerei già adesso, così mi porto avanti. Nel frattempo che costruisco la torre, appunto, tutti gli alberi che sono lì nei dintorni. Bruciamo la foresta! Perfetto, allora, l'acciarino ha fatto il suo lavoro e appunto ha devastato tutti gli alberi nelle vicinanze. Qua appunto ci sarà costruzione della nostra torre di osservazione. Allora, ci mettiamo subito al lavoro. E appunto costruiamo la nostra torre di osservazione. Poi qua c'è da mettere la terra, perché terra non esiste. Però sarebbe meglio lavorare con il sole. Quindi quasi quasi vado a dormire di nuovo. E poi finiamo di costruire la nostra torre di osservazione, che sarà veramente grande. Ok ragazzi, abbiamo costruito quella che sarà la nostra torre di osservazione, cioè almeno le basi della nostra torre di osservazione. Per adesso è così, non ho fatto chissà che, non ho messo nient'altro. Solo che al posto della terra potevo quasi quasi mettere già il legno, che sarà appunto il pavimento della nostra torre. Sarebbe stata un'idea molto molto più saggia, però per adesso intanto facciamo così. Magari sarà tutto rialzato di uno all'interno. Sarebbe meglio farla così senza star lì a scavare, che ormai mi sono già portata avanti e non sarebbe carina come cosa. Quindi adesso iniziamo a costruire il, diciamo, muro di cinta che la nostra costruzione avrà. Qua invece sostituiamo e mettiamo della legna grezza, sì. Magari così sarebbe molto più carino. No, per niente. Lo metto all'interno, che è molto meglio. Quindi togliamo qua questo legno, perché sì, è di troppo così. Così molto meglio. E adesso costruiamo appunto tutto il contorno, che è la cosa che noi dobbiamo fare adesso assolutamente. Qua c'è da staccare il blocco e poi mettiamo appunto il muro di cinta. Ok, qua la legna. Top. Muro. Mettiamo la porta intanto. Perfetto. Qua si entra appunto all'interno della nostra struttura. Intanto metto tutti i blocchi e poi vedrete il resto dopo. Ok ragazzi, allora siamo a buon punto, siamo alla fine della costruzione della nostra torre e appunto quello che devo fare è fare delle slab per fare appunto la nostra scalinata, perché senza scalinata la vedo un po' difficile fare la nostra costruzione. Intanto facciamo un po' di workbench, perché voglio mettere delle workbench all'interno della nostra torre, che servono sempre le workbench. Cioè, voi le sottovalutate, ma più workbench ci sono, più il mondo è felice, molto felice. Allora, ci serve fare un sacco di slab per fare la scalinata centrale che ci porta appunto in cima. Quindi quello che noi dobbiamo fare è, allora, far così. Noi stacchiamo questo, si staccano entrambi. Poi mettere uno e andare su così fino in cima. Allora, la cosa intelligente sarebbe però mettere almeno il pilone centrale con appunto la nostra legna. Ok, perfetto così. Tac, molto bene. Adesso dobbiamo fare il nostro pilone. Molto bene così. Mettiamo un pezzo di slab in più. Poi qua va messo uno. E avanti così fino in cima. Ok, siamo arrivati in cima, molto bene. E qua appunto troviamo la nostra struttura, la nostra torre. Da qua possiamo osservare benissimo tutta la nostra zona, fino alla bandiera, fino alla chest. Possiamo osservare, se avesse un po' il render migliorato, vediamo se riusciamo ad arrivare a 17 chunk, si carica il mondo, dovremmo riuscire a vedere le montagne laggiù. Però il mio computer oggi non ce la fa, è un po' lento, più del solito, però un giorno ce la farà. Allora stacchiamo i blocchi che abbiamo messo in più, anzi le lastre che abbiamo messo in più per costruire la nostra scalinata. Ok, ora dovrebbe esserci perfetta. Vediamo se abbiamo tralasciato qualcosa, non mi pare. Ok, perfetto, la scalinata è venuta eccezionale. Allora, se ci lanciamo da qua, quanti cuori perdiamo? Un piccolo test. Abbiamo Feather Falling, non abbiamo neanche un minimo di enchant alla nostra armatura, né a spada né niente. Ok, metà vita. Allora, vorrei modificare un po' il davanti e i lati della nostra struttura, però non è questo il giorno. La torre è venuta bene, potevo farla più alta, non lo so. Ditemi voi nei commenti se la volete più alta. Ok, siamo in cima, sì, si vedono fino alle montagne con 17 chunk e tanta roba. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, tantissimi like per un prossimo video, anzi lo avrete addirittura domani nel pomeriggio alle 5. Ci vediamo appunto domani. Lasciate tanti like, tutti i social in descrizione, hashtag caschetto con i vostri progetti. Da Zizio 22, ciao, okay. Bye.